Francesco Casilli, amministratore delegato di Casilli Enterprise. Ecco, a lei voglio chiedere, ma esiste un sistema Campania, come esiste per esempio il Lombardo-Veneto in economia, no? Che viene addirittura dall'impero asburgico, esiste un sistema Campania, cioè un elevato livello di collaborazione fra gli stakeholder che operano all'interno di questa regione? Sì, in realtà innanzitutto voglio fare un'introduzione perché credo che i progetti più ambiziosi nascono proprio dalla collaborazione tra le imprese, nascono proprio dai gruppi di lavoro che lavorano per una progettualità comune, che lavorano nella stessa direzione e che consentono attraverso le proprie competenze, attraverso le proprie esperienze di poter condividere delle informazioni utili al lancio poi dei progetti di innovazione. Io voglio portare tre esempi della nostra organizzazione che hanno permesso attraverso la cooperazione attraverso di aziende l'evoluzione di alcuni progetti. Siamo convinti che per raggiungere un alto livello di efficienza e raggiungere anche la sostenibilità ambientale c'è bisogno anche di portare una consapevolezza al consumatore finale ed ecco perché insieme agli enti di certificazione, insieme a operatori logistici e insieme praticamente ad altri partner abbiamo permesso praticamente di stilare un nuovo protocollo che mira al consumatore finale e che consente alle aziende di poter raggiungere un rating di sostenibilità che serve sì a valutare l'impresa ma serve poi anche a marchiare il prodotto che viene prodotto appunto dalle aziende, dalle multinazionali che fanno parte di questo protocollo, che hanno aderito a questo protocollo. Questo perché? Perché il consumatore finale deve avere contezza di quello che sta facendo, deve avere possibilità di poter scegliere tra un prodotto sostenibile o meno e per fare questo bisogna creare una consapevolezza attraverso le informazioni che possiamo dargli. Allo stesso tempo abbiamo cercato anche di portare avanti altri progetti di innovazione che sembravano essere difficili da poter lanciare, come quello della diffusione dell'idrogeno. Stiamo lavorando nell'ultimo periodo con dei fondi di investimento, stiamo lavorando con delle aziende locali che si occupano di distribuzione di carburanti in modo da poter creare una rete sulle direttrici principali di alcuni nostri committenti che possano consentire la diffusione di questa nuova tecnologia. E allo stesso tempo abbiamo permesso anche di creare un'economia circolare attraverso la cooperazione con impianti di produzione di biometano. La nostra famiglia ha anche investito in una multi-utility locale che si occupa di produzione di biometano proprio per cercare di prendere gli scarti di produzione delle aziende con le quali noi lavoriamo, produrre biometano, portarlo in liquefazione e andare a rifornire i veicoli con il quale poi andiamo a movimentare le merci del nostro committente, quindi creare una vera e propria economia circolare. È chiaro che adesso cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo una maggiore cooperazione anche con il governo, perché crediamo che sia importante creare un gruppo di lavoro tra un'associazione appunto come Alice e il governo per capire quale può essere la direzione giusta da dover dare ai fondi del PNRR. Perché attraverso le nostre esperienze, attraverso le esperienze di tutte le aziende che fanno parte di Alice, attraverso l'esperienza di chi ha contezza di cosa vuol dire operare in questo settore, possiamo davvero raggiungere un'efficienza tale che poi ci consente di poter restituire queste cifre così come anticipato prima dal dottor Amato. Quindi dover mirare a dei progetti che possano avere poi un'evoluzione vera e che possano portare un valore intrinseco. C'è da dire anche che il Mezzogiorno gioca un ruolo fondamentale in questo momento perché noi in questo momento viviamo in un mercato che è particolare, chiede solidità, chiede un'organizzazione, ma chiede dall'altra parte anche flessibilità, una dinamicità, una propensione al cambiamento. Noi italiani, soprattutto uomini e imprenditori del Mezzogiorno, diciamo che abbiamo una propensione una propensione nell'evoluzione, nel cercare di essere un problem solving maggiore forse degli altri. Ed ecco perché mi sento dire che in questo momento possiamo cogliere anche delle opportunità.